Peraltro vi facciamo vedere questa, chiamiamola infografica, questo grande disegno, una grande piovra che è stato mostrato ieri sera da Alessandro Di Battista durante, ecco, il collegamento con Piazza Pulita qui sulla 7, ed è una grande piovra, che riguarda, che raffigura le inchieste che hanno coinvolto negli ultimi tempi il Partito Democratico nelle varie regioni, d'Italia. Ovviamente, al di là, insomma, delle inchieste che riguardano il Partito Democratico, c'è, cioè, come sapete, l'inchiesta che riguarda il sindaco di Livorno, Nogarin, e oltre, insomma, alle accuse, insomma, infuocate tra gli esponenti del PD e quelli del Movimento 5 Stelle, c'è un tema. Cioè, Nogarin dice, io se sono accusato, indagato per concorso in bancarotta fraudolenta, comunque sono stato io a portare le carte ai magistrati e l'ho fatto per il bene della città. Mentre, cita la vicenda del sindaco di Lodi, arrestato invece per turbativa d'asta, dice lui l'ha fatto per interessi personali. Ma non è proprio così, di Ma Stefano. distinguiamo bene le cose. Intanto mi fa piacere che quando si parla di giustizia e problemi dei partiti politici con la giustizia, a fronte di una piovra che manifesta i 103, credo, indagati soltanto nell'ultimo anno del Partito Democratico, ci sia il caso Livorno per il Movimento 5 Stelle. Però è giusto anche spiegarlo questo caso Livorno. Parliamo di un caso dove il nostro sindaco, che amministra la città da un paio di anni, trova una municipalizzata, quella della gestione dei rifiuti, l'ANPS, con 42 milioni di euro di debito dovuti ovviamente alla precedente amministrazione, quindi al Partito Democratico. Prende le carte perché poteva tranquillamente scegliere di ridurre i servizi, asilo nido, qualunque altra cosa, pagare il debito della municipalizzata e fare come ha sempre fatto il PD prima di lui, quindi far finta di niente e far pagare i cittadini. Invece no, prende le carte, le porta in tribunale e dice ai magistrati: fate chiarezza sul perché abbiamo questi 42 milioni di debito. Ovviamente a quel punto i magistrati fanno partire gli avvisi di garanzia, perché è uno strumento della magistratura per poter andare a fondo nell'indagine, perché ovviamente c'è una continuità nel che il servizio dei rifiuti va avanti, ovviamente, e quindi anche la nuova amministrazione potrebbe dover rispondere di qualcosa. Noi però, qua non è il discorso, non è più il garantismo, perché oggi la politica si nasconde dietro la frase siamo garantisti, pure davanti a condannati e arrestati. Cioè, il sindaco di Lodi l'hanno arrestato perché stava cancellando, stava formattando l'hard disk per nascondere le prove. Qui parliamo noi del garantismo del dire: non appena la magistratura ci comunicherà qual è l'accusa per Nogarin, noi prima ancora del giudizio lo faremo eventualmente dimettere, perché quello che i cittadini devono sapere è che ad oggi non c'è nessuna formulazione chiara ancora dell'accusa per Nogarin, se ce ne fosse un'accusa, perché potrebbe essere anche un atto di ufficio in quanto sindaco della città sotto inchiesta. Quindi attenzione, il Movimento 5 Stelle ha fatto della questione Quindi morale lei però ci di sta dicendo, Berlinguer un punto attenzione, la chiaro. vicenda che riguarda il Movimento 5 Stelle è ben Ma è differente tutt'altra dalla cosa vicenda non completamente. soltanto di Lodi, ma dalle altre Ma vicende ci anche mancherebbe che altro, hanno coinvolto ma il ancora Partito di più, la Democratico. gestione del Movimento 5 Stelle è diversa, perché noi davanti a soltanto un avviso di garanzia abbiamo già tenuto a chiarire che se dovesse essere accertata già prima ancora delle sentenze una responsabilità del sindaco Nogarin che va a ledere il diritto dei cittadini livornesi o le regole del Movimento 5 Stelle, che sono ancora più stringenti rispetto a quelle statali, gli chiederemo di dimettersi. Lui ha già detto che lo farà, quindi è una gestione molto molto trasparente e molto diversa, mi viene da dire, da quella del Partito Adesso vediamo, Democratico. poi ce andare da. Con una storia profonda, che può piacere o no, ma è la nostra storia, e che ha 50.000 amministratori, che ci siano. Cioè, dice No, non è fisiologico, mi sta fisiologico, dicendo questo? devi combatterla. La selezione della classe dirigente si fa come dice. Ma Come Presidente di dice. Regione. Come dice. Ho capito, ti sto Capite? dicendo, avete 17, Ho dice, capito, ma avete diciamo, conquistato 17 città. Associazione camorristica per il Presidente della Regione Campania, il Presidente del partito intendo, nella No, Regione ho Campania. capito, Presidente del PD ed in è Campania, stato quella associazione sospeso. camorristica Sì, non indica ma un la presunto falso in vicenda che bilancio. vi è successa a Quarto Cosa? dovrebbe essere emblematica di una sindaca che fino a qualche mese prima era osannata dal vicepresidente della Camera e da uno dei leader del Movimento Perché ha 5 sbattuto in Stelle. faccia la porta alla Sì, ma ti Camorra? sto dicendo che era il simbolo del rinnovamento. Dopodiché si scopre che, poverina, era così debole che era infiltrata dentro casa politica, quindi il più suffragato del Movimento 5 Stelle, era uno pesantemente condizionato Infatti alla Camorra. abbiamo chiesto di sciogliere il Ho comune. capito, come vedi, il meccanismo di selezione della classe dirigente non è Cioè, nessuna semplice. indennità
Dire che tutto il Movimento 5 Stelle è fatto a camorristi è un errore. Come fare quella stupidaggine? Rivediamo la piovra di Di Battista. È un riepilogo reale, sì, una stupidaggine, che piaccia o meno è un riepilogo di quello che è il PD oggi. Ho capito, io dovrei fare allora, sì, diciamo, l'articolazione. Non facciamo, c'è un indagato oggi nel Movimento 5 Stelle. Ho capito, il capo, il vostro capo, diciamo, non ha la fedina penale a posto, ma di capo del partito, il presidente stradale, ma di che parliamo? Boccia, quello che vi voglio dire, quello che vi voglio Di Stefano, allora, insomma, c'è un fiorire, no, di queste iniziative per avere l'identikit, la radiografia dei candidati che sia la più specchiata possibile. Poi però ci sono, io lo dico, alcune iniziative, forse ragiono male io, che mi sembrano un po' esagerate. Cioè, se io sono il sindaco e devo decidere chi mettere alla governance delle partecipate importanti, non è che lo devo fare via streaming. Cioè, non è che c'è un eccesso d'altro tipo? Beh, chiaramente l'eccesso nell'attenzione pubblica è dovuto al fatto che c'è un impoverimento, no, legittimo, cioè un impoverimento esasperato, sì, della qualità delle amministrazioni. C'è però da dire che è lecito chiedere queste cose, perché se ci fosse un dominio pubblico nella comprensione di chi sono i candidati, ad esempio scoprirebbero i cittadini di Milano che Sala e Parisi, sì, il candidato di destra e sinistra, sono entrambi due manager, che Sala del Partito Democratico è stato l'amministratore delegato di Expo e ha lasciato, sanno tutti che ha lasciato la città quasi 200 milioni di debito, infatti ha detto che pubblicherà il bilancio dopo il ballottaggio delle amministrative, perché sa che ha un bilancio di 200 milioni. Era sempre una dichiarazione che ha fatto del suo patrimonio per Expo, ha dimenticato soltanto 4 o 5 case in giro per Svizzera, sì, e altri posti sono di lusso, sono forse ma comunque, sì, ne ha dimenticato un bel po', sì. O ad esempio scoprirebbero che la candidata del PD a Napoli, Valente, risulta sempre in missione dal Parlamento a 3.500 euro al mese mentre fa la campagna elettorale. Queste sono cose che i cittadini devono sapere, ma perché lo dico? Il Movimento 5 Stelle nasce proprio da quello, è nato dalla proposta con il primo Vaffarè di cui si parlava, e poi stare un po' precursori, proposta di tutto questo, che noi, sì, abbiamo portato quella volta, l'abbiamo portata ai parlamentari, abbiamo detto fatelo voi quello che ne vogliamo per la trasparenza, ovviamente non l'hanno fatto e allora siamo diventati noi politica. E allora perché c'è questa rabbia? Per questo, ma la soluzione c'è prima di arrivare, come diceva Rizzo, alla distruzione della politica. Noi abbiamo fatto in questi giorni un'offerta al PD molto facile sulla corruzione e sulla trasparenza. Abbiamo detto votiamo insieme tre cose facilissime, tra l'altro chieste anche da Cantone e da Davigo. Uno, il DASPO per i corrotti, sia nelle aziende che in politica, cioè se c'è una sentenza di condanna per corruzione, tu sei fuori dalla politica. Seconda cosa, agente provocatore, cioè inserire nelle istituzioni e anche nelle aziende degli agenti che possano capire chi corrompe. L'altra cosa, interruzione della prescrizione dopo il primo grado. Questo fa sì che il delinquente sa che anche se perde tempo grazie ai suoi avvocati, come hanno sempre fatto fino ad oggi, la sentenza è bloccata e aspetta che lui si decida a far andare avanti il processo. Questo fa sì che lui abbia l'interesse a portarlo a conclusione nel migliore tempo possibile. Proposte concrete. Però Renzi anche l'altro giorno ci ha risposto dicendo già c'è tutto, già c'è tutto, ma non c'è niente. Lo ribadisco a Di Stefano, occhio a salire sulla pedana dei censori, perché il tema toccato per esempio su Valeria Valente è un tema delicato, perché non vorrei scoprire che ci sia una cosa che può anche essere accaduta, che ci fossero deputati con incarichi istituzionali del Movimento 5 Stelle che sono andati in missione, magari andando a fare un convegno, un dibattito. Succede, fino a quando ci sono questi ricordi. Io ti consiglierei di chiederlo a chi è in carica istituzionale. Allora, non te lo dico a caso. Io vorrei che da questo punto di vista ci confrontassimo davvero sulle cose da fare. Poi uno dice, io preferisco il Movimento 5 Stelle o il Partito Democratico. Boccia, mi sulle domande specifiche. Ti rispondo, io penso che la cosa, facevo prima una battuta mentre stavate parlando, la roba dell'agente infiltrato mi sembra una roba da Ceausescu. E sono totalmente contrario, perché io penso che sia una sciocchezza. Dopodiché non è che dobbiamo essere per forza d'accordo. Lo chiede anche Davigo. Con Davigo, diciamo, io vorrei condividere con la parte della magistratura che lavora ogni giorno e non parla, vorrei condividere, diciamo, i tempi ristretti e le indagini, perché quando si fanno indagini, soprattutto stupide, che durano 2 anni e mezzo, 3, c'è qualcosa che non va in quell'ufficio. Diciamo solo una cosa al volo. Cosa? Il Movimento 5 Stelle ogni tanto ci sfida su queste robe. Io, senza fare proclami,
come è noto, ho chiesto al Movimento 5 Stelle di firmare la riforma del bilancio, condivisa e votata anche l'indagine conoscitiva. Giustamente, loro, i gruppi mi dicono, noi non possiamo firmare cose con voi, quindi io chiederei a Di Stefano di non fare, quelle sì, che sono giuste, però di non fare la provocazione, no, su altri allora, temi. Perché pubblicità, poi c'è il nostro sotto corona. Di Stefano? Ma io credo che anche questo sia un caso in realtà molto più concreto di quello che si sta cercando di far passare. Ci sono tra ottobre 2014 e gennaio 2015 dei movimenti strani, perché nonostante Banca Etruria fosse già in crisi e ci fossero già le direttive interne relativamente alla crisi della Banca Etruria, si vendono azioni in modo molto facilitato in quel periodo, tra l'altro azioni che vedrebbero anche che si vedono andare anche verso l'estero, dove c'è anche qualche finanziatore delle fondazioni di Matteo Renzi, di cui poi si approfondirà magari più avanti con la magistratura. In questo caso c'è anche un'altra questione che ha riguardato il governo direttamente, e noi abbiamo fatto una mozione di sfiducia al riguardo, ovvero che nonostante che faccia finta il ministro Boschi di non essere in conflitto di interessi, perché quel giorno era fuori dal Consiglio dei Ministri, cosa che poi non significa nulla ovviamente, e il papà della Boschi diventa vice direttore della banca giorno in cui lei diventa ministro per il governo Renzi, e viene multato per 144.000 euro con l'accusa sostanzialmente di carenza di organizzazione e controlli interni. Quindi c'è anche una chiara consapevolezza del governo Renzi di quello che stava accadendo, e nonostante questo è andato avanti con il decreto Etruria, che ha messo all'astrico 150.000 risparmiatori che oggi giustamente protestano contro anche il governo che li ha lasciati sull'astrico. A chiusura di questo giro sulle banche.